Ciao, come va? Oggi un piccolo pensiero, una riflessione che mi è venuta questa mattina seguendo dei pensieri avariati. È una citazione non proprio puntuale tratta da Marsilio Ficino e dal suo lavoro sull'amore, ovvero il convivio di Platone. Tra le varie cose, in quest'opera Marsilio Ficino afferma che il Dio è il creatore, è il principio, è la fine di tutti i mondi. Il primo mondo è quello delle anime angeliche, il secondo è l'anima dell'universo e il terzo mondo è l'edificio che tutti noi veggiamo, ovvero che tutti noi vediamo. Questa affermazione, che apre a tutta una serie di scenari, oggi può essere utile come piccola nota per un lavoro che non so quando vedrà sulla luce, sulla visione, sul concetto di Dio come artefice del mondo o universo o come grande architetto dell'universo. Questo perché? Perché nella filosofia, nell'arte e nella letteratura, soprattutto nell'età di mezzo, Dio e o Gesù in alcuni casi è raffigurato come architetto, ma una raffigurazione di Dio la troviamo anche in uno scritto di Luciano di Samosata, se non ricordo male. Ma c'è un aspetto che è più rilevante in questo momento per me e del quale ho piacere di parlarvi, ed è la figura di Dio come grande architetto dell'universo. In particolar modo all'interno della scuola iniziatica che è la massoneria. Il grande architetto dell'universo dei massoni è, e qui sta il problema fondamentale e fondante di questa ricerca, lo possiamo considerare come un demiurgo, come una divinità prima? Cos'è? Chi è? Cosa vuole rappresentare il Gadu dei massoni? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Ciao!